Buongiorno, questa sera parleremo di Herbert Marcuse con il professor Piccirillo e do una breve biografia di Herbert Marcuse. Marcuse nacque a Berlino il 18 luglio del 1898 da famiglia ebraica originaria della Pomerania. Il figlio di Karl Marcuse, che fa di professione fabbricante di tessuti, e Gertrud Feslaski. Nel 1916, dopo una breve maturità bavariana, fu chiamata alle armi a Reichswehr nella prima guerra mondiale. Nel 1918 Marcuse inizia gli studi di germanistica e storia della letteratura tedesca contemporanea, inizialmente per 4 semestri all'Università di Berlino, poi 4 semestri a Friburgo. Nel 1922 consegue il dottorato a Friburgo con una tesi del romanzo d'artista tedesco. Nel 29 inizia a lavorare all'abitazione sotto Martin Heidegger a Friburgo, ma alla fine del 1932 approda l'Istituto di Ricerca Sociale, Institute for Social Forschung a Francoforte. Fu uno dei massimi esponenti della cosiddetta Frankfurtschule, scuola di Francoforte, formata con Max Horkheimer e Theodor Adorno, nata nel 1922 a Francoforte presso il celebre Istituto per la Ricerca Sociale. Marcuse però fugge nel 1933 dalla Germania e approda a Zurigo, a Ginevra, e poi successivamente a Ginevra. Negli anni del 1951, poi successivamente nel 1954, lavora emigra negli Stati Uniti e lavora presso il Russian Institute della Columbia University di New York. Poi all'Università di Harvard e infine nel 1954 consegue la prima posizione di professore alla Brandeis University in filosofia e scienze filosofiche. Nel 1965 Marcuse diventa professore di politologia all'Università di San Diego in California. Ecco, le due opere principali sono Eros e Civiltà del 1955 e poi successivamente, 9 anni dopo, L'uomo ha una dimensione nel 1964. Ecco, siamo qui appunto con il dottor Piccirillo, Federico, e vorremmo fare alcune domande. Allora, il capitalismo rappresenta un sistema oppressivo, un sistema che può essere identificato come un sistema totalitario, sia per quello che riguarda come il sistema comunista, come il sistema nazionalsocialista e come il sistema fascista. Perché è un sistema, viene definito da Marcuse, un sistema totalitario? Allora, intanto buonasera a tutti, ringrazio Stefano, ringrazio l'associazione Pericle che come tutti gli anni, quest'anno per via telematica, però mi dà l'opportunità insomma di mettere a disposizione le mie conoscenze per arricchire un pochino il bagaglio culturale di tutti coloro che vorranno ascoltarmi, insomma, chi avrà interesse ad ascoltare questa sorta di videoconferenza. E riagganciandomi alla domanda che mi ha fatto Stefano, che mi hai fatto tu, insomma, potremmo dire che totalitarismo è un qualunque sistema che non lascia il minimo spazio alla soggettività individuale. Stando anche alle definizioni che ha dato Hannah Arendt nelle origini del totalitarismo, praticamente quando al potere c'è un'elite, un'oligarchia, possiamo dire, che intende forgiare una massa a sua immagine e somiglianza con lo stampino proprio, azzerando qualsiasi tipo di soggettività, di deviazione rispetto alla norma, quindi di anticonformismo e di, come possiamo dire, di libertà individuale, siamo di fronte ad un totalitarismo. Ovviamente il capitalismo, Marcuse lo associa al concetto di società di massa, e ovviamente massificazione, società di massa, significa per l'appunto riduzione totale di tutti a un'entità omogenea, uniforme, dove non ci sono devianze rispetto a quello che deve essere lo standard da un punto di vista della vita, personale, da un punto di vista della vita pubblica, da un punto di vista della gestione del tempo libero, dei consumi, eccetera, eccetera. L'individuo, dice Marcuse, non va mai lasciato solo. L'individuo non deve avere il tempo per pensare. Dunque, nel capitalismo possiamo dire che il capitalismo occupa tutto
tutto il tempo viene occupato dal lavoro, appunto, che è una priorità nel capitalismo, perché viene proprio radicalmente l'uomo trascinato nel lavoro, e il tempo libero è stato organizzato proprio dal capitalismo, proprio per, appunto, organizzato proprio il capitalismo stesso. Esattamente, diciamo che mentre nel mondo classico, nel mondo antico, c'era il concetto di ozium intellettuale, che Marcuse, a un certo punto Marcuse, parlando all'interno di Eros e Civiltà di dimensione estetica, parla di autentica liberazione dalla società capitalistica attraverso il rifugio nell'estetica, nell'arte, no? E rilancia anche un po' l'idea dell'ozium in senso latino. Sappiamo che nel mondo classico c'era questa contrapposizione tra l'ozium e il negozium, e ovviamente il negozium, l'attività commerciale lavorativa, a un certo punto finiva, e poi c'era l'ozium, che non era ovviamente la pigrizia al non fare niente, era il momento in cui l'uomo si dedicava all'attività intellettuale per dare luogo a una sua elevazione in senso spirituale. E noi non possiamo liberarci da questa dimensione che è appunto pervasiva, il consumismo e il capitalismo, il sistema capitalismo ci coinvolge completamente. Questa manipolazione delle coscienze, questa era industriale, che ha un progresso tecnico, scientifico e logico, però nello stesso tempo ha appunto un discorso di non tempo. Il tempo viene parcellizzato e viene totalmente impiegato dall'individuo, appunto, per, no? Per sì, infatti era questo il discorso che avevo iniziato, che a differenza dell'età antica, in cui c'era ovviamente il momento del negozium e il momento dell'ozium, Marcuse rilancia l'ozio intellettuale come la liberazione del lavoro, fondamentalmente la liberazione dal lavoro, il momento in cui l'uomo si distacca da quella che è l'attività lavorativa e si riconnette, diciamo, con quella che è la sua dimensione intellettuale, ma che poi è anche quella creativa ed estetica. E questo è funzionale, diciamo, questa pianificazione della vita privata dell'individuo è funzionale ad una, come possiamo dire, distruzione dell'individuo, esatto, dell'individuo in quanto soggettività, perché l'individuo non è nient'altro che un ingranaggio di una mega macchina, e come tale va ricondotto al suo ruolo di ingranaggio della mega macchina. Questo che cosa significa? Questo significa che qual è il nemico numero uno della massificazione? Qual è il nemico numero uno di un potere che vuole plasmare l'individuo e ricondurlo a semplice strumento di una totalità? È ovviamente la libertà di pensiero, il ragionamento critico, la coscienza critica. Tant'è vero che il tempo libero diventa solo ed unicamente un momento funzionale e strumentale a quella che è l'attività lavorativa. Possiamo dire che la continuità lavorativa in fondo non finisce mai, cioè nel senso che lo svago è funzionale all'attività lavorativa, l'attività lavorativa è funzionale allo svago, e non c'è più, diciamo, l'evasione, non c'è più l'uscire fuori da questa routine, da questa che per eccellenza, diciamo, il simbolo per eccellenza di questo meccanismo è la catena di montaggio, l'alienazione della catena di montaggio. Ricordiamoci il film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, quando Charlie Chaplin incomincia, che poi è stato anche ripreso da Gabber quando faceva il monologo canzone, il tic, no? Quando Charlie Chaplin, a forza di compiere azioni ripetitive, continuative e standardizzate, incomincia a averci quei tic strani, oppure incomincia a rincorrere una signora fuori dalla fabbrica con la chiave inglese perché è convinta che quello che abbia sulla gonna non è un bottone ma è un bullone, che quindi lo deve estrarre. Quindi c'è la creazione di un'altra identità. Il capitalismo fondamentalmente plasma e crea una nuova identità che non ha più nulla della soggettività individuale, tant'è vero che Marcuse parla di individualismo senza individuo. Dunque, atomo in mezzo agli atomi. Dunque, che cosa significa? Significa che in noi c'è un'omologazione del pensiero, no? Esattamente. Tutti vivono all'interno di un'omologazione, come vivere dentro un acquario con i pesci, insomma, e tutti i pesci hanno la stessa
Esattamente. Allo stesso ambiente potremmo dire che questo ambiente è pervasivo. Dunque, se noi possiamo fare anche così un piccolo esempio, l'acqua che sta nei pesci è un po' il clima che viene creato dall'individuo e all'interno di questa società. Questa società praticamente pone gli obiettivi, pone i divertimenti, pone lo stato sociale, pone, e noi non possiamo scegliere. Il concetto dunque di libertà viene a mancare fin dall'inizio. Come denuncia l'aforisma adorniano di Theodor Wiesengrund Adorno, la libertà non significa scegliere tra sì e no, ma consiste nel sottrarsi a questa scelta, perché noi veniamo chiamati a scegliere tra sì e no su una cosa che è già data. Quando invece tu riesci a decidere che cosa deve darsi, su cui poter dire sì e no, quella è la vera libertà. Esattamente. Dunque la vera felicità implica conoscenza, possiamo dire, no? La conoscenza è alla base, no, del progresso. Come diceva Aristotele. Esattamente. Però questa conoscenza è limitata dal fatto che noi viviamo in un sistema repressivo. E dunque la vera libertà, qui dice Marcuse, sta soltanto nell'idea, un po' quella hegeliana. Che cosa significa il principio, la fine, sta nello sviluppo della ragione come logica di dominio? Allora, che cosa possiamo dire anche oltre, diciamo, queste cose? Ad esempio, qual è il ruolo dell'intellettuale in questa società? Qual è il ruolo dell'intellettuale che è stato un po' tradito, no? In qualche maniera, perché poi non è stata mai fatta una denuncia sistematica, a parte Herbert Marcuse, ma non ci sono stati altri filosofi che hanno continuato questa logica di un capitalismo comunque sia soffocante, se non Bauman ultimamente con questo processo di pacificazione della... No? Bauman è senz'altro un prosecutore dell'impostazione filosofica di Marcuse, e contemporaneamente a Marcuse c'erano tanti altri filosofi, insomma, capitalistica attuale, insomma. Vado a pensare per vie diverse, però per esempio Michel Foucault è stato un altro contestatore, Albert Camus è stato un altro contestatore, Jean-Paul Sartre, ma anche in Italia per esempio ci abbiamo avuto Pierpaolo Pasolini, che è stato negli scritti corsari, lui addirittura esprime un concetto che è fondamentalmente marcusiano, possiamo dire, quando parla della scomparsa delle periferie che vengono schiacciate dal centro, il centro industriale di massa consumistico che schiaccia le lucciole. Che cos'erano le lucciole? La civiltà contadina che continuava a vivere, a brillare nel buio, perché rappresentava la differenza, l'eccezione rispetto a quella che era il sistema massificante del capitalismo, della società di massa. E gli stessi Adorno e Horkheimer, appunto, da cui Marcuse viene fuori, e Erich Fromm ovviamente, che con la sua distinzione tra avere e essere propone due alternative di vita che quasi si escludono, insomma. Avere, accumulare, essere in sintonia, diciamo, con la morale tra virgolette capitalistica vigente. Essere, voler vivere di elevarsi spiritualmente, voler vivere di relazioni, voler vivere di relazioni affettive, sociali, di arricchimento culturale, insomma, voler ritrovare la vena artistica, la creatività, tutte quelle cose che costituiscono la soggettività umana e che, se vengono, come possiamo dire, se vengono fatte emergere, determinano la creazione di un'identità umana che è l'identità di uomo libero, il nemico numero uno del totalitarismo. Per questo il totalitarismo vuole sottrarre all'individuo le occasioni attraverso cui, in cui l'individuo può tirare fuori il suo potenziale di individuo, di uomo libero. Quindi repressione dell'impulso sessuale, repressione dell'impulso artistico, è tutto traslato su la ripetitività dell'attività lavorativa. Perfetto. E ecco, lui dice appunto, ecco, Marcuse indica anche che noi possiamo essere liberi nel gioco. Il gioco indica... Spiel, da Spiel, il gioco, composto al Arbeit, che invece è il lavoro. Il lavoro. Cioè, perché il gioco in qualche maniera rappresenta una forma di libertà dell'individuo in questa società
oppressa, diciamo, è appunto e opprime l'individuo stesso, perché in qualche maniera, diciamo, ci dà la possibilità di uscire da questo sistema momentaneamente, e soltanto momentaneamente, per ricrearci una forma, diciamo, nostra di identità e di qualche cos'altro, come appunto è l'arte. L'arte è il punto di questo, ricrea, diciamo, l'individuo. Questo punto di Eros e civiltà. Marcuse si rifà molto a Schiller. E Schiller, esattamente. Esattamente. Quando parla di gioco, parla appunto di perché il gioco, rispondo brevemente, perché il gioco non ha regole. Perché il gioco è l'espressione della soggettività umana disinteressata, esatto. Quando invece il lavoro è l'espressione della soggettività umana incanalata attraverso determinate regole, determinati standard, che non è l'uomo che sceglie, ma è che è una società che sceglie. Esatto. Nel lavoro ormai l'uomo è ingranaggio di un sistema, nello spear, nel gioco, l'uomo è creatore di se stesso. Benissimo. Un'altra cosa che mi viene in mente è il ruolo della religione. Il ruolo della religione, sì, nella società capitalistica è stato messo, diciamo, di fronte, diciamo, da una parte è stato reintrodotto, diciamo, all'interno del capitalismo come un momento, diciamo, di evasione, però un'evasione funzionale al sistema. Addirittura chi considera la religione un'alternativa al sistema. Esattamente. Perché sì. Però, ecco, l'alternativa come religione cristiana, le religioni orientali invece è in qualche maniera una forma anche di annichilimento, dunque è una forma funzionale di quello che in qualche c'è maniera un dibattito, esatto, sul capitalismo. Questo c'è un dibattito. Cioè nel senso che alcune forme sono forme, no, in cui il capitalismo, diciamo, si trova a suo agio, no? Perché l'alienazione dell'uomo nella forma, nel modo, nel pensiero, vengono in qualche maniera ridotte, diciamo, l'uomo a una, diciamo, nullità. Dall'altro invece però è una forma di liberazione, no? Anche per dire, diciamo, come... che mia personale opinione, sì, insomma, sì, sì. Non è tanto la religione che è funzionale al capitalismo, tanto quanto il fatto che il capitalismo ha una configurazione religiosa. Mi spiego meglio. Non è tanto la religione cristiana che è funzionale al capitalismo, come era anche in passato, diciamo, ma nel contesto in cui parla Marcuse, nel periodo storico in cui parla Marcuse, è che alla vecchia religione, religione non intesa come libera spiritualità, sì, ma come sistema chiuso, dogmatico e confessionale, è subentrata una nuova chiesa, una nuova religione chiusa, sì, e confessionale, solo che Dio non è più il Dio cristiano, ma è il Dio denaro, e non ci stanno più i dogmi teologici, ma ci sono i dogmi comportamentali. Tu, sì, devi vestirti così, tu devi consumare in questo modo, il tuo, sì, tempo libero deve essere investito in questo, tu devi essere eterosessuale, sposato, devi riprodurre un sistema, eccetera, eccetera. Quindi il capitalismo ha una fisionomia religiosa, è una secolarizzazione, possiamo dire, sì, del, come possiamo dire, della teocrazia di stampo cristiano cattolico che c'era precedentemente, insomma. Un altro fatto che noi non abbiamo discusso, ma sarebbe interessante vedere, è il discorso dell'autorità. Cioè già all'inizio, diciamo, già della Rivoluzione francese, l'autorità è stata messa in discussione, e questo processo di autorità è stato portato avanti nei vari secoli, diciamo, sì, delle varie cose. Allora, il togliere l'autorità all'interno, diciamo, del sistema capitalistico, intesa come autorità dell'uomo all'interno della famiglia, ma autorità anche di vari, sì, tipi di autorità, potremmo dire, diciamo, togliere la e madre. E poi tutto è culminato con la protesta del 68. Esattamente. Però questo togliere questa autorità, dunque l'attacco alla famiglia inteso appunto come la società borghese, che cosa ha prodotto poi in realtà, diciamo, è stato funzionale al sistema capitalistico oppure no? C'è allora, già un ritorno? Allora io ti rispondo parlando del concetto di liquidità baumaniano. Certo. Nel senso che è anche quello che dice Pasolini negli scritti corsari quando parla del... si rifà Jacques Lacan e parla dell'evaporazione, esatto, del padre. Esattamente. Ecco, nel senso che... Ricordi, poi l'ha fatto. Esattamente, il complesso di Telemaco, tutte quelle questioni su cui ora non mi addentro. Possiamo dire che il tramonto dell'autorità non è tanto un problema di critica all'autorità, cioè assolutamente no, insomma. Secondo me è un problema di quello che è venuto dopo, nel senso che a un abbattimento
delle autorità del sacerdote, del padre, dello Stato, non è seguito un processo di liberazione, di autogestione della propria vita in maniera libera e responsabile, ma è succeduto un nichilismo dei valori che ha portato appunto a una liquidità dei rapporti e delle relazioni, come ci dice Bauman nella società liquida. Però perdendo appunto questo orizzonte si perdono anche un'altra cosa funzionale molto importante, il discorso della responsabilità della meritocrazia. Cioè noi abbiamo visto che in questa società non c'è più un discorso né meritocratico né tantomeno di responsabilità, cioè la responsabilità, la deresponsabilizzazione di una società è in fondo anche frutto del fatto che è una società di consumi e il consumo può anche non prevedere né la responsabilità, anzi l'irresponsabilità è anche uno dei metri. Stiamo parlando in un momento in cui abbiamo una crisi climatica ambientale che è veramente preoccupante. Nel 2050 pare che avremo 143 milioni di immigrati per questioni ecologiche, e praticamente si sta, diciamo, Telmo Piovani ci dice che siamo incontro, si sta realizzando la sesta estinzione di massa. Questa è appunto la gestione irresponsabile delle risorse su questo pianeta. Non solo a livello planetario, ma anche nelle piccole nazioni, cioè anche nelle microcosme familiari. La deresponsabilizzazione ha fatto sì che le famiglie, diciamo, si allontanassero. Dunque, all'interno della famiglia non avendo più una responsabilità, dunque la cellula, che potremmo dire è primordiale nella famiglia e nella società, viene divisa appunto dal fatto della irresponsabilità della meritocrazia. La meritocrazia dunque non viene vista più all'interno della scuola, all'interno delle istituzioni, e si fa un rimpallo, diciamo, delle colpe, un rimpallo, diciamo, dei meriti. Ecco, questo secondo me è anche un fatto, diciamo, importante da sottolineare, no? In questo momento storico, come appunto Marcuse, insomma, anche Marcuse, sì, diciamo, ne parlavo prima, a livello più macroscopico, gestione responsabile delle risorse, adozione di stili di vita che non sono ecosostenibili, e poi andiamo nel dettaglio, possiamo dire che né nel dettaglio nel più piccolo, nel senso che non c'è più il papà che litiga, esattamente, che percuote, esattamente, però oltre a non percuotere più, che è una grossa conquista da un punto di vista umano, il papà non esercita più neanche l'autorità pedagogica. Non l'autorità, la figura di pedagogo e di educatore. Quindi è stata in un certo senso una liberazione che poi non è andata in porto, perché purtroppo l'alternativa è stata il lassismo, la superficialità, il lasciamo correre, insomma, cose di questo genere. Poi noi viviamo soggettivamente, diciamo, senza un fine, senza un obiettivo, cioè gli adolescenti crescono senza un futuro, uno stimolo, senza una progettazione. Allora questo fatto di non progettare, di non vedere cioè un futuro, che cosa porta se non una alienazione profonda delle nostre radici e anche della nostra civiltà? Ecco, questo secondo me è anche un altro fatto che andrebbe messo e sottolineato, proprio per dire appunto che i nostri giovani non hanno più un orizzonte su cui lavorare. E ecco qua che viene sminuito tutta l'attività intellettuale, comunque sia tutte le funzionalità, eccetera. Ritorniamo sul discorso del capitalismo. Noi abbiamo il capitalismo, viene definito anche come una dittatura del superfluo, cioè noi ormai in questa società non abbiamo più la necessità basilare, diciamo, o comunque sia alimentare, o comunque sia, ma abbiamo una serie di surplus. Questo surplus ci condiziona. Come ci condiziona questi oggetti, diciamo, questa massa di oggetti che ma ci vengono? Ovviamente c'è una manipolazione delle nostre coscienze. Noi veniamo bombardati dal marketing pubblicitario, il quale costruisce una nostra coscienza, e ovviamente vivendo in una società repressiva in cui impieghiamo tutte le nostre forze nell'attività lavorativa, E ovviamente una volta che uno impiega la maggior parte delle sue risorse in attività lavorativa è stanco e quindi ha bisogno di
dei diversivi che lo aiutano, diciamo, a questa è una società... staccare un attimo e poi riprendere le forze per ricominciare a lavorare. Ed ecco qui che i media pubblicitari bombardano le menti delle persone e c'è tutto il meccanismo del bisogno indotto. Ci sono dei bisogni che sono indotti, magari per essere alla moda, magari per essere uniformati degli altri, per essere più fighi degli altri, devo portare determinati pantaloni, una ragazza deve portare determinata gonna, bisogna essere belli così, quindi bisogna truccarsi così, un maschio bisogna portare questa giacca. Quindi noi viene plasmata la nostra individualità, veniamo esortati ad essere sempre competitivi e la competitività si esercita sul campo di chi ha di più. Chi ha di più da mostrare, ecco. È dunque anche un processo di alienazione, cioè, come dicevamo prima, è anche un processo di ansia che questa società... Di nevrosi, possiamo dire, proprio di nevrosi. Esattamente, questa nevrosi però non ci fa stare felici, no? Appunto, e non solo non ci fa stare felici, ma ci fa stare in un continuo movimento. Ecco, esattamente. Questo movimento interiore, questo movimento proprio... dovuto proprio al fatto che il consumismo vive sostanzialmente dell'insoddisfazione degli individui, crea appunto le condizioni per una non felicità all'interno, diciamo, della società di consumo, perché la società dei consumi propina sempre nuove cose. Ecco, un'altra cosa, un altro aspetto che aveva messo in evidenza Marcuse era il fatto che noi viviamo in una società sostanzialmente al chiuso, cioè non c'è più un rapporto con l'aria aperta, cioè non viviamo fuori ma viviamo dentro. Dentro le mura si sviluppa la società del capitalismo. Perché questo? Perché c'è una fine, potremmo dire, dei lavori manuali che sono stati ormai deputati alle macchine, e dunque non abbiamo più la necessità di uscire all'aperto. Però questo ha fatto sì che l'uomo vive in una forma senza stesso. Esattamente, in una forma coercitiva, quasi come in una forma orwelliana, dove noi abbiamo la televisione, abbiamo degli schermi che ci controllano e che ci guidano, diciamo, su questo aspetto. Diciamo che Orwell è un po', diciamo, come sono il simbolo di una distopia tecnocratica e tecnologica, in un certo senso, in cui praticamente la macchina asserve l'uomo e l'uomo è servito dalla macchina. Sì. Però ecco, quello che volevo dire anche, però, Marcuse mette in evidenza anche un fatto, cioè lui non critica il progresso scientifico dal punto di vista tecnologico, cioè nel senso che l'evoluzione e le nuove scoperte che aiutano l'uomo nel suo evolversi non sono messe in discussione, ma sono messe in discussione alcuni aspetti della non libertà e della repressione dell'individuo all'interno di questa società. Cioè, mi spiego, non è messa in discussione, come dire, la forma di una scoperta della penicillina o di un vaccino o di una, di una forma è l'utilizzo della scienza come strumento del sistema dominante. Esattamente, ecco. Cioè è la repressione di questa libertà che è soffocata. Esattamente, la scienza di per sé è neutra, poi dipende tutto da come viene usata. Se viene usata per fare del bene, penicillina, medicine, vaccini, se viene utilizzata per fare del male. Esattamente, dunque anche qui secondo me bisognerebbe avere un'ecologia, diciamo, del nostro modo di vedere le cose, no? Cioè nel senso, come mi devo io comportare in questo sistema, visto che non è più ipotizzabile un sistema in cui io posso ribellarmi, che come abbiamo visto colui che si ribella in qualche maniera è funzionale al sistema, anzi sostiene il sistema, perché io che sono povero ho un'invidia sociale nei confronti del più ricco, quindi faccio le mie battaglie per poter consumare più del re, o tanto quanto se non più del mio nemico di classe che è il ricco, però rimango, non è un atto rivoluzionario perché rimango comunque all'interno delle coordinate del sistema dei consumi di massa. Esattamente, dunque io non posso sperare che sia il povero o comunque sia quello che vuole fare la scalata sociale, che sia stesso Marcuse non aveva minimamente fiducia nella classe operaia, che vedeva totalmente integrata nel sistema. Esattamente, perché il sistema l'ha già imprigionata. Allora noi come possiamo, ecco questa è un po' la cosa, in fondo diciamo diventa quasi
un qualche cosa, essere rivoluzionari anticonformisti o anticapitalisti è qualche cosa quasi una missione personale, potremmo dire, perché certamente noi ormai non possiamo in questa società ribellarsi e dunque non possiamo ribellarci e dunque fare qualche cosa certo, di diverso. Certo. Allora, che cosa possiamo fare noi all'interno, diciamo, di questa società per essere anticonformisti, rivoluzionari e anticapitalisti? Come ci dovremmo comportare, secondo te, insomma, ecco. Beh, questa è una domanda impegnativa, non so fino a che punto, insomma, sì, sia possibile rispondere. Posso rispondere come rispondeva Marcuse, il quale sosteneva che le uniche speranze potevano risiedere in quelle popolazioni che non vivevano all'interno del sistema, che erano quello che era il terzo mondo. Marcuse era come Pasolini, adesso era un terzo mondista. Chi vede dal di fuori, chi non è interno a questo sistema, è l'unico che può costituire una barriera di resistenza al sistema. Attenzione per questa intervista, io ti ringrazio. Grazie a voi, a te e all'associazione. E spero, insomma, ecco, di poter continuare anche a fare qualche cosa per, appunto, per scardinare un po' questo sistema, che è un... Già quello che stiamo facendo stasera è scardinare una microforma di resistenza. Esattamente. Ecco. Grazie. A posto.